Allora, i dati importanti riguardano naturalmente, come va già spiegato, l'impatto che ha avuto il Covid sulla vita delle donne e soprattutto sulle diverse tipologie di donne, perché abbiamo avuto la fortuna di poter contattare anche persone non, diciamo, non in condizioni lavorative. Allora, il Covid ha avuto un impatto tanto più pesante quanto peggiori erano già le condizioni di partenza. Quindi, e questo lo sappiamo, sia dal punto di vista economico, perché naturalmente le famiglie hanno meno risorse per affrontare le diverse situazioni, e sia dal punto di vista, come dire, culturale, perché la provincia di Teramo diciamo, ha una popolazione che è statica da tanto tempo. Quindi non abbiamo tante nascite, abbiamo un invecchiamento della popolazione e abbiamo una particolare difficoltà delle donne a conciliare lavoro e famiglia, perché il modello, quello diciamo di conciliazione, è quello tradizionale della doppia presenza. Allora, in caso di doppia presenza, per le donne il carico di lavoro è aumentato enormemente, sia quelle che lavorano che quelle che non lavorano. Per quelle che non lavorano, il problema economico è stato evidentemente più pressante, però io per esempio ho fatto diverse domande anche sull'uso del tempo libero, perché il tempo libero è una risorsa per le donne scarsa, però è una risorsa che può essere utilizzata proficuamente. Quindi le donne si sono trovate un po' in un circolo vizioso, per cui già c'è difficoltà a lavorare, in più non c'è il tempo da investire per cercare lavoro. E quindi, per esempio, una delle cose che ho trovato molto interessante è stato l'utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione e la riqualificazione professionale. Quindi, e secondo me questa può essere anche un'indicazione per delle politiche in futuro. Cioè, è successo che molte donne, noi sappiamo, lavorano nel settore pubblico e quindi c'è stata anche una grande offerta formativa. Ma la differenza è che questa volta questa formazione è stata offerta online. Allora, tradizionalmente le donne partecipano meno ai corsi di formazione professionale degli uomini. E questo è un altro motivo di discriminazione, fra virgolette, di svantaggio nel lavoro. E invece con le nuove tecnologie la percentuale era veramente molto alta. A posto. Grazie. Grazie. No, poi...